Allora, rieccomi tornata con un nuovo video haul e quest'oggi vi farò vedere cosa ho acquistato a Madrid. Allora, Madrid mi è piaciuta tanto, però ecco, a livello di shopping di per sé non è che ho fatto più di tanto. Sono entrata anche in catene come Stradivarius, H&M, Zara, però alla fine non ho visto niente di eclatante da dover assolutamente comprare lì a Madrid e appunto mi sono concentrata di più su Primark, e che vedete appunto dopo o prima questo video, non ne sono sicura. E sono andata anche nella catena, quella lì che si chiama, Lefties, pure molto bello, però alla fine della fiera non ho trovato niente che fosse tipo wow. Allora, vi faccio vedere prima la cosina tipica di Madrid che ho voluto portare a casa con me, e ovvero la tazza. Ho acquistato una tazza di Madrid come souvenir per me stessa, perché appunto faccio la collezione di tazze, ed ho preso questa qui, che ci sono un pochettino tutte le cose tipiche. Questa qui, la ballerina di flamenco, c'è scritto Espana, c'è il toro, eccetera eccetera. Come sapete il toro è un elemento fondamentale per Madrid e la Spagna. Avrei voluto comprare altro, però i souvenir a Madrid ho visto che costano davvero troppo. C'è anche un altro negozio a Madrid che è meraviglioso, si chiama Haleop, ve lo consiglio davvero vivamente, e niente, è troppo bello Haleop, ci dovete assolutamente andare. Però anche qui tutti i quadernetti con le scritte carine, a parte che non mi servono, però comunque costavano 4-5 euro, quindi ho evitato di fare altre spese che non fossero appunto importanti, pure perché prima di Madrid mi sono autoregalato un corso di make-up, quindi... E ho comprato semplicemente questa cover qui per il MacBook. So che in realtà è fatta un pochettino di cacca, però è resistente all'acqua. Purtroppo era l'unica dove c'è scritto non mettere limiti ai tuoi sogni, credo, perché poi io lo spagnolo l'ho imparato. E niente, è carina. Più che altro non c'avevo ancora una cover per il nuovo Mac che ho comprato, anche se in realtà mi sa che è più grande, perché questo in teoria è per il 15. Sempre da Haleop ho anche preso questo sacchettino qui, che me l'hanno appunto venduto alla cassa con un euro in più, e niente, l'ho voluto prendere, carino. Ho trovato Emma nella piazza dove io praticamente alloggiavo, ed è Piazza Sant'Anna, una cosa del genere, insomma accanto al Corte Inglese, ma non sono sicura se avesse appena aperto oppure già c'era da un bel po' di tempo, perché comunque c'erano tutti quanti i palloncini fuori, non ci ho proprio fatto caso. Ed ho preso due o tre cosine, tra cui anche delle spezie che però sono in cucina, dei biscotti che chiaramente ho già fatto fuori, e poi ho comprato, come comprai a Londra, le carte regalo, però questa volta le ho prese con motivi appunto natalizi, tutte quante oro e bianche, sono bellissime e sono costate anche poco, o 1,50 euro o 2 euro. E sempre abbinati alla carta regalo ho voluto acquistare queste, che sono delle, in realtà non le ho nemmeno mai aperte, sono delle card appunto tutte quante belle glitterate, dove dentro magari ci scrivete gli inviti per Natale, e sono bellissime. Ne sono 10 e costavano, pensate, 1,50 euro, quindi anche lì da Emma, con i washi tape, con tutti i quaderni, mamma mia, è il mondo del wow. Non potevo assolutamente andare via da Madrid senza acquistare un po' di cibo, e ho acquistato gli Oreo Gold, che lì li trovate tranquillamente al supermercato. Non perché non li avessi già assaggiati, so benissimo come sono e avrei decisamente dovuto evitare di comprarli, però ho poi trovato sia gli Oreo, tra l'altro di questi qui farciti col cioccolato bianco, sia questi qui che sono praticamente del marchio El Corte Inglés e costavano tipo 2 euro in meno rispetto agli Oreo originali. Quindi ho voluto prendere questi perché li ho assaggiati una volta e sono buonissimi, sembrano quasi gli Oreo, quindi appunto ho voluto comprare questi e li ho portati a casa. E gli Oreo così c'erano soltanto gli Oreo normali farciti col cioccolato bianco e il cioccolato normale, il cioccolato al latte. Purtroppo non c'erano gli Oreo particolari, che ne so, col burro d'arachidi, oppure quelli lì che comunque escono in America, c'era davvero poco o niente. Poi ho assaggiato questi dolcetti qui, che in pratica io vedevo ovunque, in tutte le salse di tutti i marchi, e mi sono decisa assolutamente a comprarli. Li ho assaggiati una volta ed è stato tipo, oh mio Dio, cioè è il biscotto più buono del mondo, quasi mi batte gli Oreo. E non so,
Non so decisamente cosa sono semplicemente dei frullini, dei biscottini tipo quelli alla panna del Mulino Bianco, una cosa del genere, ricoperti di cioccolato bianco. E io appena li ho aperti, cioè ne ho comprati, ho mangiati due lì, ne ho fatti fuori due e li ho finiti, cioè nell'arco della giornata, e sono troppissime calorie. Anche qui li ho presi di un po' di marchio, questi sempre del Corte Inglese, e poi lo comprai anche proprio del marchio ufficiale che li aveva lanciati, credo. Poi vi consiglio assolutamente di entrare da Primors, è una profumeria che vende praticamente di tutto, ha il make-up pure, che ne so, Make-up Revolution, marchi molto low cost o marchi anche costosi come, che ne so, Chanel, Guerlain o cose così. E mi sono ritrovata a trovare tantissimi brand che comunque vendono su Machillalia, come ad esempio Zaia, non so in realtà come si legga, è questo brand qui molto 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 low cost. Pensate che una crema viso non vi costa più di 3-4 euro, quindi top, però appunto potete comprarlo su Machillale se vi può interessare. E mi ricordavo che una volta tempo fa una mia amica me ne avesse parlato bene, quindi avevo quasi finito la crema che avevo portato, perché come l'idiota ho portato una mini size e avevo pure dimenticato il contorno occhi. Quindi il terzo giorno sono andata ai ripari a comprarmi questa crema all'olio d'oliva, che tra l'altro è super super intensa e molto corposa. Guardate, ve la faccio vedere aperta. Cioè, sembra quasi un burro, non casca. E ho visto che cioè, mi ha idratato per bene la pelle, nonostante il freddo mi è piaciuta. E ci ho abbinato appunto sempre all'olio d'oliva la crema contorno occhi, sempre di Zaia. E questa qui, pensate, è costata 2,90 euro, quindi super mega top. Sempre al Corte Inglese ho ritrovato questi cerottini qui che ho comprato tempo fa su Machillalia. Sono questi cerottini per i punti neri del naso e sono eccezionali. A me sono piaciuti davvero tantissimo. Costano 1 euro e qualcosa e sono 6. Quelli di Essence costano 2,30 euro e ne sono solo 3, quindi fantastici. Se li trovate su Machillalia, acquistateli. Ho trovato una mini acqua termale di Avène, non perché mi servisse, però mini mini così, mi sa che in Italia non l'ho mai vista, perché io ho la versione mini, che è quella così, e poi c'ho la grande. E appunto da borsetta, non lo so, pure da lavoro, mi piace tantissimo. Tra l'altro era super in offerta, perché l'ho pagata 2,50 euro e l'ho vista in un'altra profumeria, costava 4 euro, quindi sempre da Primors. Ultimo ma non per importanza, a livello natalizio, ho acquistato questo profumatore per auto, che è praticamente con l'omino pan di zenzero. È fighissimo, al gusto vaniglia, cannella e muerdago, che non so che assolutamente che profumo è. E niente, è troppo carino. Pensate, l'ho portato anche a mio papà come, diciamo, come regalino da lì, però lui ho preso tipo Feliz Navidad, che mi piace tantissimo. Allora, questo era quanto. Ho acquistato, vabbè, altri souvenir che ho già dato oppure devo ancora dare, però appunto ho tolto da mezzo. E lo so, non ho acquistato tantissimo, però ho fatto danni abbastanza corposi da Primark, che poi ho deciso di non comprare tanto per in questo viaggio, ma comprare solo alcune cosine, poi appunto non è che potessi spendere più di tanto. Spero che questi piccoli piccoli acquisti a Madrid vi siano piaciuti e niente, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!